Cari concittadini, buongiorno, buon fine settimana dal vostro sindaco. Come ogni fine settimana, la nostra consueta diretta Facebook per rendervi edotti di ciò che l'amministrazione comunale ha svolto nella settimana che stiamo per salutare e che faremo nella settimana che si apre lunedì. Questa settimana si è aperta con una gita che abbiamo fatto a Mater Domini, una gita sociale a cui molti dell'amministrazione hanno partecipato e quindi è stato un momento molto bello che abbiamo vissuto all'insegna della comunità sannicolese, dello spirito di comunità e abbiamo deciso anche di rinnovare proprio come amministrazione questi momenti di incontri, di socialità, di socializzazione che potremo fare verso la fine dell'anno. Quindi stiamo studiando, ecco, una giornata, così come l'avevamo proposta in campagna elettorale, la giornata del viaggio, per permettere ai cittadini di conoscere dei posti nuovi, ma soprattutto di fare in modo tale che si conoscano, si socializzino tra di loro. E, ringrazio per l'invito che ci ha rivolto la concittadina Lucia Barricella. È stato davvero un piacere e un onore essere presente lì con loro la scorsa domenica. Domenica in cui abbiamo festeggiato qui a San Nicola Capoluogo, San Nicola Manfredi Capoluogo, nella zona delle case popolari, il nostro primo anniversario dalla vittoria elettorale. È stata una festa molto bella, molto riuscita, a cui ha partecipato tantissima gente, hanno partecipato tantissimi nostri concittadini, quindi che sia la prima di una lunga serie di feste che faremo per il nostro anniversario di governo del nostro comune. In questa settimana sono stati riattivati i fontanini presenti alla frazione di Toccanisi, della via Toppa di Monte Rocchetta e a Santa Maria in Grisone. Abbiamo iniziato i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti a Torre Pagliara, che ha, diciamo, quella località vive sempre il disagio durante il periodo delle piogge, perché appunto sono stati fatti dei lavori abbastanza discutibili e quindi stiamo cercando di mettere riparo anche a queste situazioni. Abbiamo svolto un sopralluogo con gli uffici per la individuazione del sito dove collocare la casa dell'acqua anche a Pagliara, così che avremo entro la fine dell'anno tre posti nel nostro comune, nelle frazioni più grandi del comune, della casa dell'acqua, quindi a servizio della comunità. Oltre agli Annassi, a San Nicola Capoluogo, ci sarà anche a Pagliara. È stato, diciamo così, una settimana in cui abbiamo potuto, però, ahimè, abbiamo dovuto riscontrare ancora una volta una cattiva gestione dell'ente precedente alla nostra amministrazione. Mi riferisco ai tanti decreti ingiuntivi che stanno arrivando per utenze non pagate. L'ultima cosa che è arrivata e che abbiamo potuto verificare addirittura, ho avuto l'invito a partecipare all'Assemblea Nazionale dei Sindaci in rappresentanza dei sindaci per i comuni inferiori a 5.000 abitanti il prossimo novembre a Bergamo, alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. Ebbene, nel fare la registrazione all'Assemblea è emerso che nemmeno le quote associative dell'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, erano state versate per alcuna annualità. Quindi questa cosa mi ha lasciato davvero triste, cioè non è possibile che dove ci muoviamo, muoviamo, troviamo guai, troviamo debiti, eccetera. Quindi queste dovrebbero essere le risposte di chi invece ci fa domande a noi, rispetto, per dire, alla questione mensa, rispetto alla questione scuola. Vengono rivolte domande da chi dovrebbe dare risposte esaustive su come sono stati amministrati i nostri soldi in questi anni. Ebbene, però tant'è, e quindi ne prendiamo atto, ma noi andiamo avanti. Il
la questione mensa, appunto. Abbiamo pubblicato l'avviso pubblico che da lunedì partirà il servizio mensa. Il servizio mensa che garantirà anche l'acqua ai bambini, a differenza di come era stato fatto in precedenza. E il servizio mensa, sono state dette tante cose inesatte, inconcludenti, eccetera. Noi abbiamo fissato un costo al blocchetto mensa pari a 60 euro. Questo costo, che a differenza di alcuni comuni vicini, non abbiamo però aumentato nessuna tassa Tari, non abbiamo aumentato gli addizionali comunali, non abbiamo aumentato diverse situazioni. Abbiamo lasciato invariato il costo della mensa perché la mensa poi va pagata. Noi non lasciamo indietro i pagamenti alle ditte che svolgono il servizio della mensa e ci prendiamo i soldi dai genitori. Noi poi le ditte le paghiamo e quindi questo è il discorso. Non lasciamo debiti, noi paghiamo tutti. Possiamo ritardare di qualche mese, ma paghiamo tutti. E quindi automaticamente c'è bisogno che il costo della mensa venga pagato. Però abbiamo previsto nella determina di affidamento che la mensa per coloro i quali hanno difficoltà economiche comprovate da un ISEE basso, quindi delle forme di esenzione per chi ha una difficoltà economica, perché non si può paragonare chi guadagna 100.000 euro all'anno con chi invece ne guadagna 10.000. Al di là delle polemiche spicciole e pretestuose di qualcuno, non possiamo paragonare chi ha un reddito alto e quindi la mensa la può pagare, chi magari non ha reddito e quindi il comune ha necessità e ha il dovere di stare vicino a queste famiglie e di garantire questi servizi anche a coloro i quali non possono permetterseli. Quindi c'è una grande differenza tra chi può e chi non può. E così come abbiamo previsto le forme di esenzione per chi ha più bambini a carico che usufruiscono del servizio mensa, così come abbiamo previsto delle forme di esenzioni per chi ha degli invalidi, dei disabili a carico. Tutte queste categorie che ho appena elencato possono fare richiesta al comune allegando la documentazione necessaria e quindi avranno la esenzione da questo pagamento, così come la questione cedole dei libri, l'abbiamo chiarita già più volte. Non era mai stato fatto un affidamento con un bando per convenzionarci con delle librerie. A questo bando ha partecipato una libreria, soltanto una, non è che noi abbiamo scelto così a casaccio, e quindi automaticamente è stata affidata a questa libreria la convenzione. Ci siamo convenzionati con questa libreria dove dovranno essere comprati i libri per il rimborso delle cedole. Prima dell'avviso pubblico tutte le cedole saranno regolarmente pagate, perché così come era organizzato prima il servizio, uno poteva andare pure a una libreria di Roma a chiedere questo servizio e noi poi dovevamo pagare la libreria di Roma. Quindi è una cosa che veniva svolta davvero senza né capo né coda. Quindi abbiamo, diciamo, regole chiare, sappiamo con chi dobbiamo avere a che fare, quali sono i fornitori, quali sono le librerie a cui le famiglie debbono rivolgersi, anche nell'interesse delle famiglie, così che ogni anno le cedole nell'anno corrente vengono pagate, non si deve sempre poi aspettare l'anno successivo. Quindi si evitassero bugie e calunnie e si dicesse la verità. Così come gli altri servizi che stiamo garantendo per le scuole, quindi i servizi vengono svolti e vengono svolti bene. Per quanto riguarda invece l'aspetto ambientale, abbiamo provveduto alla bonifica del vallone Cesine Carrera dai rifiuti che erano stati lì abbandonati da anni nella parte alta di Monte Rocchetta.
Si è svolto lo screening acustico in Piazza Roma del capoluogo. Abbiamo inaugurato con il consigliere comunale Ferdinando Junior Lombardo il ristrutturato campo sportivo Vittorio Parrella, dove ieri sera con l'amico Omar Tredo abbiamo anche accolto la squadra dello Star Games femminile di calcio di Benevento. Abbiamo approvato delle delibere per la realizzazione di alcune ringhiere di protezione nel centro di Pagliara, così come stiamo continuando i lavori per l'allaccio dell'acqua alla rete idrica a Palati. Gli uffici stanno per affidare i lavori per il montaggio delle giostrine sia a San Nicola Manfredi, capoluogo in Piazza Roma, sia a Pagliara. Abbiamo dato, la sede, finalmente una sede alla Prologo di San Nicola Manfredi, e sarà l'ex plesso scolastico di Santa Maria Toro. Abbiamo approvato una delibera per la ristrutturazione delle panchine sia a Santa Maria in Grisone, sia a Santa Maria Toro che a San Nicola Manfredi capoluogo, così come stiamo per partecipare a un bando per la realizzazione di pensiline in tutte le frazioni del comune di San Nicola Manfredi. Stiamo per affidare, dopo l'approvazione da parte della Giunta, i lavori per la ristrutturazione finale, completa e definitiva del cimitero comunale di Monterocchetta, in vista della festività, della commemorazione dei defunti. E poi è stata una settimana bella anche dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista della prospettiva che San Nicola Manfredi potrà avere anche con il prossimo governo, ma aver partecipato all'apertura della 19ª legislatura, essere stato lì presente a Roma qualche giorno fa. Avremo ancora occasione di collaborazione istituzionale con il deputato eletto. Ho avuto anche il piacere di rivedere un mio vecchio amico che è anche deputato, quindi avremo più di un parlamentare amico. E di San Nicola Manfredi, e lo faremo nell'esclusivo, tutto ciò che faremo lo faremo nell'interesse esclusivo della nostra comunità. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima diretta. Ripeto, per la questione mensa scolastica, coloro i quali hanno tutte le caratteristiche che abbiamo elencato per avere le esenzioni necessarie, basta che presentino domanda al protocollo e vaglieremo quelle che sono appunto le domande pervenute. Grazie a tutti, buona domenica dal vostro sindaco.